This will look good on your record. I'm loading the briefing into your mission menu now. If you are interested, follow the instructions. Ciurma, io sono Azatessa ed eccoci finalmente nella missione di X3 Grand Conflict. Ho continuato un attimo a commerciare in bistecche di Kahuna e ho fatto un po' di soldini, arrivando da una vendita è apparsa la missione, quindi ho iniziato subito a registrare, così è ex abrupto. Quindi direi che andiamo direttamente allo spazioporto commerciale Argon. Tra l'altro, punto a cui volevo andare, perché vorrei fare magari un pochettino di acquisti per potenziare la stiva e la velocità della nave, se abbiamo abbastanza soldi per potercelo permettere. Sono, mi pare, a circa 6.000 crediti, una cosa del genere. Adesso vediamo se... no, questo è il diario di bordo, questo qua. Proprietà possedute, no, devo andare di qua. Il status di pilota, 6.449 crediti. Tra l'altro, mentre ero off camera e non stavo registrando, sono salito di livello per quanto riguarda il commercio, se non sbaglio. Non mi ricordo dov'è che è indicato. Sì, ok, reputazione. Giornalaio è per quello che riguarda il commercio. Andiamo a parcheggiarci, va? Comunque sono salito di livello, nel senso che ora sono al livello successivo per quanto riguarda il commercio. Ogni tot di commercio si sale di livello per l'indicatore del commercio e ogni tot di nemici sconfitti si sale di livello per quanto riguarda il militare. Successfully docked. On behalf of our president and senator, the Argon Federation welcomes friends aboard. Connection to local trading network. Allora, adesso dovremmo andare a parlare col tizio. In realtà potevamo parlarci già a distanza, però ho detto veniamo qua. Darrell Ochneheim. How can I be of assistance? Allora, vorrei far parte della scorta. Tra l'altro ho cercato di prendere un attimo la cornice che c'è per le comunicazioni per metterla intorno alla webcam. Fatemi un po' sapere cosa ne pensate. Glad to hear it. Allora, per aver raggiunto il gruppo di scorta e risolto il briefing della tua missione. In bocca al lupo, pilota. Ok, quindi vuol dire... ok, dobbiamo seguire quello. Ci sta. Lo selezionerei anche come obiettivo. Argon Eclipse. Dove sta andando però? Ok. Alright boy, don't be slack. We gotta be at our best. That goes for everyone. The Terran diplomat's transport will be here in a few minutes. Xenon activity has been on the increase, especially near the Terran border. The mission should be uneventful unless the Xenon decide to crash the party. Check your systems and form up. Oddio, potrebbe esserci un attacco degli Xenon. Questo non mi piace. No che non mi piace. Terran transport is inbound. Okay. Loading mission guidance information to your head-up display. This is Terran transport T9 Alpha en route to sector Heretics End. I understand you're our escort. Yes, ma'am. We'll be looking after you guys on your trip home. I hope you are all better than our last escort group. I was under the impression that the Argon military are a bunch of jokers. Iovis, out. Arrogant little. Let's move out! Ok, sono un po' arroganti effettivamente, però probabilmente sono stati delusi l'ultima volta da ciò che è successo. Autopilot. Impostiamo l'autopilota su questa, sulla nave dei terrestri. Ok, stanno prendendo il warp per un altro sistema. Noi tra l'altro non abbiamo ancora scoperto nessun sistema, quindi... allora, rallentiamo un po' perché non vorrei che ci schiantassimo. Vediamo che manovre fa per entrarci. Fa un sacco di manovre. Tanto puoi entrarci in qualsiasi modo. Basta che non ti schianti contro la parete, che è anche successo, eh. Lasciate stare che è anche successo. Una volta ho perso un carico di trasporto con un sacco di roba dentro. Sì, ma togli anche l'autopilota, eh. Autopilot off. Tanto so entrare dentro il warp, o almeno dovrei saperci entrare.
Mannaggia, che nave enorme! Avete visto? Nessun obiettivo, vabbè, perché è dall'altro lato, dall'altro sistema. 3, 2, 1. Il nostro primo warp! Saltiamo dall'altro lato. Ok, mannaggia, è già andato laggiù in fondo. Che Kaiser? Ha già preso 7 km di distanza. Beh, comunque stiamo riprendendo abbastanza in fretta, dai. Sono molto curioso di sapere come andrà questa missione. Paura che there are no xenon on our flight path. No AGI detected in the vicinity. We'll let you know if we see any. With respect, ma'am, your scanners have a slightly larger range while ours offer clearer information. Oddio. If the xenon jump in, you won't be able to tell if it's a ship or a rock any faster than we can. Si bisticciano tra di loro, sti idioti. Se arrivano gli xenon, voglio vedere. Pezze, ma tutti e due, ma vedete di stare un po' tranquilli. I terrestri sono migliori, gli Argon sono migliori. Ma fate un po' silenzio e vediamo di arrivare a trasportare questi qua a... Dov'è che devono andare già? Stop your grinning and drop your linen! We got incoming fighters! Sending calls to engage the enemy! Oddio, dove sono? Dove sono? Eccone uno, eccone uno. Pirate Buster. No, non volevo questo. Autopilot activated. Devo entrare in range. Target is now in firing range. Autopilot off. Bisogna cercare di centrare quel tondino. Cosa che con il joystick è molto più difficile, però effettivamente è più verosimile il discorso. Attention, energy low. Sono quasi giù. Vai. On behalf of our president and senator, the Argon Federation thank you for your help with this invader. As a reward, you get 1000 credits. Ottimo. You are being promoted. E siamo saliti anche di livello. Per quanto riguarda il militare, suppongo. Non siamo più innocui in fondo, la prima vittima l'abbiamo mietuta. Sì. Boh. Quello, insomma. Ci stiamo spostando ancora in un altro settore nel frattempo. Stiamo puntando verso il portale nord che ci condurrà in che settore? Un settore che ancora non abbiamo scoperto. No gate. Heretics end. Ok, per un attimo ho avuto paura che ci schiantassimo contro il portale. Entering system. Heretics end. E vedo già tantissimi. Autopilot activated. Confirmed. It looks like a small attack group. They're heading this way. Non mi piace questa storia. Potrebbero mazzolarci di brutto. Autopilot off. No aim. Xenon N. No, vediamo su uno. Xenon autopilot activated. Autopilot. No, senza off. Autopilota. Target is now in firing range. Prendi questo, prendi questo. Xenon M. Sì, magari se lo pigliassi. Ok, 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 ok. Ed è brucio questo. Attention, energy. Vai low. Un po' più in giù. Crebbio. Dai che non ha più gli scudi. Dai. Rallenta. Oddio! Le manovre col joystick sono tutta un'altra cosa. Spero che questa sia una missione iniziale perché davvero non sono per niente ancora pratico. Oddio, dove è andato? Insegui, accelera, accelera. Attenzione.
Cargo bay now contains wildfire missile. You are being promoted. Xenon M. Uff. Un altro andato, dove sono gli altri? Gate circle of labor. Ce ne sono altri, sì, laggiù. Vai, accelera. Argon Eclipse. No, Argon Eclipse, l'altro. Terran Scabbard. No. Argon Eclipse. No, lui. Xenon vacci, vacci, M. Vacci. Autopilot. Vai con l'autopilota per raggiungerlo. 4 km, un po' troppo lontano per andargli addosso a sparare. Perché le mie armi base, cioè le nostre armi di partenza sono... No aim. Ok, è andata. Argon Eclipse. That's the last of them. Damn AGI. They always send a shiver down my spine. Resetting course for Heretic's End. Non abbiamo subito danni allo scafo, non abbiamo subito. Abbiamo subito un po' di danni allo scudo. Non ho per niente giostrato bene la situazione. Abbiamo caricato, tra l'altro, qualcosa, credo, dalla prima nave Xenon che abbiamo distrutto. Cioè, dalla seconda, la prima di questo secondo attacco. E credo fossero dei missili. Magari dopo andiamo a controllare nella Steve. Ma andiamo anche adesso, tanto abbiamo spazio, cioè tempo fin tanto per la carico. Vediamo un attimo. Missili Wildfire, sì. Un detrito e dei missili Wildfire. Questi sono i cannoni che abbiamo di base, questi sono gli scudi che abbiamo di base. Sono due scudi abbastanza scarassini perché sono da 5 MJ. Acceleratore temporale della singolarità, deflexi scanner, potenziamento di accelerazione, potenziamento video, niente, ok. Rimettiamo l'ATS attivo. E cerchiamo di arrivare, mannaggia, qua devi passare proprio in mezzo alla stazione orbitale. You guys were not that bad. Come to think of it, we could use some of you. AGI, that Xenon to you, I guess, have been attacking this sector for the last month. The USC and ATF are holding out fine, but anyone with experience fighting the Xenon would be of some use to us. Lieutenant Gellert, do you have anyone in mind? All of these pilots have had experience fighting the Xenon. I can't imagine any of them wanting the job, though. No offense, but side-switching is not part of Argon character. I think we're done here. G'day, Mom. Good work today, pilots. Dismissed. Ok, quindi la missione è completata così. Lei si è parcheggiata qui, potremmo andare a parcheggiare anche noi per non rischiare di perdere quello che abbiamo fatto. Allora, commercio non credo che abbia niente di interessante. Qua siamo in un settore terrestre, vero? Allora, questo qua ci vende delle armi, ma non le vende in realtà perché non abbiamo abbastanza... fiducia da parte dei terrestri. Come potete vedere in basso a destra c'è scritto terrestri rappresentante regionale, quello che è necessario per l'acquisto di quell'oggetto, mentre noi siamo cittadino per i terrestri, che è quello qua a sinistra. Sono, sì, ecco, col mouse posso farvelo vedere. Qua terrestri cittadino è quello che siamo noi, mentre abbiamo bisogno di essere almeno terrestri rappresentante regionale. E quindi gli altri non va bene. Qua dobbiamo essere maresciallo di Marte, qua dobbiamo essere servitore della Terra, eccetera eccetera. Quello che possiamo acquistare però è estensione della stiva, ottimizzazione manovrabilità e potenziamento del motore, che costano abbastanza, ma si potrebbe fare. Questi già ce l'abbiamo. Il commercio remoto ci servirà moltissimo in futuro, ma non adesso, o sì? No, il commercio remoto sì, perché questo qua ci permette di sapere quanto costano gli oggetti senza approdare alla stazione. Quindi potrebbe essere un ottimo acquisto, ma ne abbiamo... Ah, no, ci hanno dato parecchi soldi per questo. 12.000 crediti, potrebbe essere un'opzione quella là. Ma forse non la prima, perché l'estensione della stiva ci permette poi di commerciare più oggetti contemporaneamente. Quindi può essere un'idea quella là. Non ci vendono però la licenza, almeno non qua, la licenza terrestre. Allora, io vorrei vedere un attimo qua a comprare... Insufficient credits. Ok, non ci bastano i soldi per espandere del tutto la stiva. Perché questo, a differenza degli altri, cresce infinitamente quando si...
Insufficient credits. Quando si aumentano le spese. Products È cannot bought. una buona cosa da tenere a mente che il dispositivo di commercio remoto Using the qua lo trading vendono, ma system credo che costi di extension, meno in a altri posti. pilot can request. 8.984. Possiamo andare a vedere nell'enciclopedia volendo. Questo è un piccolo trucchetto, che poi non è neanche un trucchetto. Noi vogliamo miglioramento. No, equipaggiamenti nave, che è il dispositivo di Using the commercio trading system remoto. extension, Prezzo a minimo pilot can request detailed 8.176, price prezzo medio information from. 8.984. Qua era 8.984, 8.984, 8.984. Preciso la media. Preciso la media, quindi un Using prezzo the trading medio, boh, system può essere extension, un'idea a passarci poi pilot qua in can futuro. request detailed Adesso il price information comprarlo for all vorrebbe dire goods restare con without 3.000 actually crediti, docking che può onto a essere factory or space un'idea, station. This ma can be very useful diciamo for che non è crypto così traders. indispensabile al momento. Vorrei fare almeno un paio di migliaia di crediti, magari off camera, e poi dopo acquistarlo per il prossimo episodio. Volevamo solo un attimo qua nella stazione comunicare, vedere cosa ci dice Erin Jovis. Sono interessato a lavorare per il vostro popolo. A fine così. Probabilmente ci contatteranno in seguito. Comunque, faccio che salvare e invitarvi a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto, e lasciare un commento qui sotto. Se vi è piaciuto il video, cosa ne pensate, cosa volete per i prossimi episodi, eccetera, 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 eccetera. Io vi saluto e vi auguro una buonissima giornata. Ciao a tutti!